Questo è probabilmente il sistema operativo del futuro. Stai guardando infatti una versione alleggerita di Windows 11 che sta girando con meno di 2 giga di RAM. Non so se rendo, meno di 2 giga di RAM. Certi numeri li faceva forse Windows XP. Perciò, tanto per darti un'idea, puoi montare letteralmente questo sistema operativo ovunque. Non è richiesto nessun TPM, non è richiesto alcun processore di ultima generazione, non ti servono schede video assurde o hardware di alcun genere, semplicemente un computer che si accende con un hard disk all'interno e un secchio di corrente. La cosa bella è che non si tratta di una versione modificata di Windows, modificata da un pinco pallino qualsiasi, che non si sa esattamente che cosa ci ha buttato dentro. Non è una fork strana, non è una versione pericolosa, che manca di aggiornamenti. No, questo è il futuro. Perciò, solo per questo motivo, devi mettere un bellissimo like, un pollice in su sotto questo video, iscriverti al mio canale e goderti la sigla. Benvenuti dal vostro Anaro Sensei. Oggi video davvero bomba, è talmente bomba che ho deciso di postare questo video su entrambi i miei canali YouTube. A proposito, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti anche al secondo canale perché merita. E soprattutto, questo sistema operativo che ho deciso di portare non l'ho visto portato da nessun YouTuber in Italia. Almeno io non mi sono accorto, ho fatto qualche ricerca, non ho mai visto nessuno. Perciò, solo per questo motivo, spamma il mio canale e il mio video a tutti, davvero, perché merita. Allora, partiamo subito alla grandissima. Con cosa? Beh, con una premessa. Di sicuro, tra di voi c'è qualche smanettone, qualche super mega complottista che sta pensando: beh, Anaro, come sempre, ci fai lo scherzo, ci mostri tante robette e dopo alla fine viene fuori che si tratta di una distro di Linux. Perché è impossibile che Windows funzioni con meno di 2 giga di RAM. Ebbene, su una distro di Linux hai mai visto Microsoft Edge preinstallato? Avete mai visto il tastino dei widget laterali, quello ufficiale di Windows 11? Avete mai visto il tastino del meteo? Avete mai visto Microsoft Copilot? Avete mai visto un Microsoft Teams? Non esiste Microsoft Teams per Linux, assolutamente mai visto. E la stessa cosa ha a che fare con OneDrive. Qui nella barra lo troviamo già preinstallato, esattamente come qualsiasi altro Windows. C'è addirittura Google Chrome, che a me non sta particolarmente simpatico. Chi mi segue lo sa, per me esiste solo Firefox, o al massimo Brave e Opera, però mi sono convertito completamente alla volpe e basta. Dentro alle app, a tutta quanta la lista, troviamo anche delle funzioni davvero spaventose. Troviamo dei gestori delle app di Android, quindi possiamo utilizzare il Google Play Store direttamente da qua. Cioè, noi ci possiamo installare le app del Play Store su Windows. Abbiamo ChatGPT e abbiamo anche preinstallato tutto quanto il compartimento Microsoft, quindi Microsoft Word, abbiamo PowerPoint, Outlook, OneNote, Excel. Insomma, abbiamo una bellissima versione completa di tutto quello che ci serve, senza considerare che se io vado sullo start e vado a controllare le mie adorate impostazioni di sistema, che magari sono tanto affezionato perché non mi piace cambiare sistema operativo e quindi voglio mantenere le mie vecchie abitudini, beh, devo dire che questo è proprio Windows 11, ha tutte quante le tabelle, tutte quante le scritte a cui di solito sono abituato: sistema, Bluetooth, dispositivi, network, internet, personalizzazione. Abbiamo tutto. È esattamente Windows 11. Quindi non avete nessuna scusa per non usarlo. Non mi potete dire: no, Anaru,
questa versione di Linux Mint che mi hai proposto non è bella perché io sono affezionato a Windows e devo imparare da zero. Cioè, sto parlando di un sistema operativo Windows, cioè questo è Windows 11. Quindi non venitemi a dire che questo è difficile da usare, perché se lo state usando già adesso è la stessa identica cosa. E allora, che cos'ha di particolare questa versione? Perché gira così bene? Perché è così veloce? Beh, la motivazione è molto semplice. L'unico sistema per far funzionare bene una versione di Windows è che non sia Windows. Infatti, questo è Linux. Ebbene sì, vi ho mentito per la seconda volta. Questa è una distro di Linux. Però ditemi voi se vi eravate accorti. Questa volta penso che il 99% delle persone sono rimaste fregate, perché queste sono app che vengono veramente montate solo esclusivamente su Microsoft Windows. Non esiste davvero al mondo nessuna distro Linux che lo fa. E la motivazione è davvero molto semplice, perché questo è un progetto spaventoso. Infatti nasce dalle ceneri di Windows FX e si chiama Windows Ubuntu. Windows Ubuntu non è altro che una versione distro di Ubuntu modificata con la stessa interfaccia grafica di Windows 11. Ma attenzione, non è solo questo, perché la cosa bella arriva adesso. Infatti voi, grazie a questo sistema operativo, vi potete installare i file che volete, i file .exe, li installate senza bisogno di niente, lo fa tutto in automatico il sistema operativo, esattamente come se foste dentro Windows. Quindi non dovete scaricare app di Linux, potete scaricare quello che volete, potete installare i programmi di Linux e i programmi di Windows. Questa è la fusione dei due acerrimi nemici, la fusione di due sistemi operativi pazzeschi. Quindi avrete tutto il vantaggio del Linux, quindi non so, vi faccio vedere subito se vado sul monitor di sistema. Ecco qua. Vedete che la memoria occupata è meno di 2 giga. Il disco non ne parliamo, la CPU è al 4, 5, 7%, 9%. Cioè, sto lavorando in macchina virtuale, quindi considerate che non ho dato tutto il mio computer a mangiare a questo sistema operativo, solo una piccola parte. Non sta consumando niente. E come sistema operativo è proprio Windows Ubuntu 11, così si chiama. È la fusione. È una rivoluzione. Quindi non avete più scuse per dire che Linux non è per tutti. Questo è il sistema operativo definitivo. Addirittura ho installato per provare una versione di WinRAR per Windows. Ho installato WinRAR ed è qua. Io l'ho installato e ce l'ho. Questa è la versione per Windows. E me l'ha installata senza fare niente. Ho semplicemente fatto esegui e ho seguito la solita procedura. Il colpo di genio che ha reso questo sistema operativo un ibrido perfetto è stato quella di inserire un emulatore di Windows dentro a questo distro di base, ed è stata talmente inserita bene che basta fare un doppio clic su qualsiasi file e in automatico la installa. Non vi accorgerete di niente. Hanno infatti utilizzato il mitico Wine, ok? Wine è l'emulatore numero uno per tutti quanti i Linux, che viene utilizzato di norma proprio per far girare quelle app, quei programmi, quei giochi che su Linux non girano. Qui non vi accorgerete nemmeno della differenza, potrete installare qualsiasi app, qualsiasi roba in automatico. Quindi tutti i .exe e tutti i .msi, quindi i classici eseguibili di Windows, non saranno un problema. Voi li potete scaricare ed installare. Basta, non vi
un sistema operativo velocissimo, che non consuma risorse, che non mangia RAM, che non mangia hard disk, ne mangia pochissimo, non ha processi strani sotto, non ha processi che vi rubano la privacy, non ha processi che possono rubare dati di qualsiasi tipo. No, perché è Linux. E proprio perché è Linux, state navigando anche su un sentiero libero dai virus. Ora, ditemi che esistono i virus per Linux. Sì, ma ve li dovete andare a cercare. Io che non prendo virus su Windows da 20 anni, ok, e non grazie all'antivirus, ma perché so dove devo premere, se utilizzo Linux, credetemi, io l'antivirus non l'ho mai installato e non so neanche che cos'è. L'antivirus non serve. Cioè, se voi fate le cose come vanno fatte, è impossibile prendere virus. Quindi state utilizzando un sistema operativo perfetto. A questo punto la domanda sorge spontanea, ovvero qual è la fregatura? Perché sembra troppo perfetto per essere vero. Effettivamente la truffa c'è. Ve l'ho tenuta alla fine giusto per farvi felici. Infatti è vero che Linux è completamente gratuito, è open source, il codice è libero e tutto, ma il pacchetto grafico che viene utilizzato su Windows invece non lo è, perché il pacchetto grafico è proprietario e perciò chi lo utilizza deve pagare. Ecco perché Windows Ubuntu probabilmente non ha mai preso così tanto piede, perché per poterlo usare o lo utilizzate con uno spam di pubblicità in basso a destra, oppure l'unico sistema per toglierla e farla diventare davvero vostra è diventare un professional key, quindi pagare la licenza che costa $35 a vita. Per carità, costa sicuramente molto meno che comprare Windows, perché comprare un Windows costa 179 euro, se non vado errato, originale dalla Microsoft. Poi se utilizzate i miei fornitori, i miei amati codici sconto, sicuramente risparmiate. Ma se volete provare il sistema operativo del futuro e avete $35 da buttare, secondo me questa è un'ottima soluzione. Spero di esservi stato utile. Se così è stato, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube Anaru Sensei e a L'Informatica per Tutti. Entrambi i canali sono assolutamente importantissimi. Su uno dico un sacco di baggianate e sull'altro invece cerco di fare dei corsi di informatica più seri. Dimenticavo, mi raccomando, Linux resta comunque il mio sistema operativo preferito in assoluto, quindi se volete impararlo guardate i miei corsi. Grazie per avermi seguito, vi voglio bene, un abbraccio e alla prossima puntata. Bye bye.